soprattutto dopo la fine dell'emergenza pandemica, allo sport come riapertura un po' di tutto? Sì, direi proprio di sì. È una bella giornata intanto perché parliamo di sport e di questi tempi non è poco purtroppo. Due, perché comunque è anche un momento di ripartenza per quanto riguarda questa struttura che è molto importante per Siderna e per il comprensorio in generale della Locride. Ed è anche un modo, diciamo, per inaugurare questa nuova fase che speriamo non abbia delle interruzioni. Diciamo che questi due anni ci hanno insegnato ad affrontare tante situazioni impreviste, imprevedibili, e ci hanno anche insegnato questi anni che non dobbiamo mai mettere limite al peggio. Siamo appena usciti da una... stiamo uscendo, ci siamo ancora in mezzo ad un'emergenza pandemica. Però adesso stiamo affrontando un'altra situazione che mai avremmo immaginato di dover affrontare nell'Europa del 2022. Infatti io, questa è la seconda domanda, una prefettura attiva, so che c'è stata anche una nota dell'Agenzia dei Beni Confiscati, quindi avrete un bel da fare. Noi abbiamo proceduto anzi fin dall'inizio a raccordarci con i sindaci, abbiamo anche aperto un canale che chiunque può prendere visione sul nostro sito della prefettura. Tutti coloro che vogliono dare una mano, che hanno delle disponibilità, possono farlo aprendo un link che è facilmente reperibile sulla home page. In questo modo noi siamo pronti laddove il flusso dovesse aumentare in maniera drammatica, cosa che non ci auguriamo naturalmente, perché se aumenta vuol dire che continua questo conflitto bellico. E fino a questo momento non abbiamo avuto delle particolari criticità perché i numeri sono abbastanza sotto controllo. Dunque ieri mi hanno detto poco più di 600 persone che trovano in genere ospitalità presso famiglie, amici, parenti, tanto vero che non abbiamo dovuto impiegare neanche un posto CAS fin dall'inizio dell'emergenza. Addirittura sono arrivati più cittadini attraverso gli sbarchi proprio qui sulla Ionica che non dal canale ucraino. Credo che avremo una lunga primavera e una lunga estate comunque, perché i presupposti ci sono tutti, ma d'altra parte chi viene a Reggio Calabria sa perfettamente che non trova una sede di tutto riposo, non è per tutti. Un nuovo procuratore, per cui un nuovo modus con molta probabilità di agire seguendo le linee indicate dai ministeri. Ma se un procuratore agisse sulla base delle linee indicate dai ministeri sarei molto preoccupato, non devi chiedere certamente a me, le ricordo che ci sta l'indipendenza della magistratura per fortuna. Io credo che il nuovo procuratore farà come il suo predecessore fino in fondo il proprio dovere per il bene di questa terra. Ed è nuovo fino a un certo punto perché mi permetto di ricordarle, ha lavorato fino all'altro giorno in quella di Palmi, per cui conosce bene il territorio e sono certo che proseguirà nell'opera preziosa della Procura di Locri, che è certamente una componente essenziale del panorama giudiziario della nostra provincia. Andiamo a Maritè. Vicepresidente, una giornata di sport, anche lei presente a Siderno, per dare anche il via a questa riapertura post emergenza, un in bocca al lupo tutto nostro. Sì, è una occasione importante quella dell'ospitare questo importante evento sportivo, perché vuole essere una vetrina nazionale ed internazionale di ospitalità, perché avremo la possibilità di accogliere un flusso turistico significativo in una
location della regione Calabria di cui siamo fieri ed orgogliosi, che è appunto Siderno, amministrata dal sindaco Fragomeni, che si sta spendendo tanto e bene per garantire presupposti organizzativi con il valido supporto della FIBAP, per cui ringrazio veramente Panuccio e tutte quante le federazioni sportive. Quindi ripartiamo dallo sport, che diventa anche occasione di aggregazione, che diventa occasione veramente di fare squadra. Per cui fare squadra anche con un anniversario importante, il 50° anniversario dei Bronzi, visto che parliamo anche di Provincia Reggina, dei Locride, è una serie di iniziative, si avvieranno già con un tavolo che avete già avviato? Sì, questo il 2022 è caratterizzato anche da questo importante anniversario, per cui anche questa occasione rappresenta un fare turismo, per cui si sta lavorando bene intorno ai Bronzi, devo dire, con la città metropolitana, con tutto quanto il comitato interistituzionale, perché stiamo programmando una serie di eventi che vanno ad interessare e la città metropolitana, la Magna Grecia e tutta quanta la regione, perché vuole essere questo, come si diceva, un evento e un'occasione per far sì che la cultura possa essere veicolo di sviluppo sociale ed economico per la nostra terra, perché soltanto investendo sinergicamente attraverso occasioni che rendano possibile tutto questo si riesce veramente a promuovere e a veicolare turismo. Brevissima, le voglio, visto che ha parlato di sinergia, rimanda al mittente chi parla di separazioni tra uno e l'altro, tipo città metropolitana regione. Assolutamente non c'è stata nessuna separazione e ovviamente c'è stata una dialettica importante che ha caratterizzato la fase propedeutica dell'organizzazione, ma ci sta. L'importante poi è fare quadra, anche perché intanto la cultura non ha colori politici e poi è importante che comunque ci si confronti alla fine da persone intelligenti, quali tutti, si è animati da un fine comune, che è appunto quello di promuovere la nostra terra e quindi di veicolare all'Italia, al mondo, un'immagine di Calabria che è veramente ad esportare cultura, ad esportare delle bellezze naturalistico-paesaggistiche come appunto soltanto la nostra terra e il sud sanno fare. Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ci avviciniamo? L'emozione, l'emozione.
Una seconda inaugurazione di questo palazzetto, diciamo la prima non proprio positiva, questa perché era centro vaccinale, però diciamo che oggi si dà il via, diciamo, una riapertura vera e propria dopo la fine emergenziale. Allora, io oggi direi che è l'inaugurazione sportiva, quindi l'inaugurazione per quello, per il ruolo che deve avere un palazzetto sportivo. È servito perché appena collaudato l'opera, purtroppo siamo entrati in pandemia e quindi è servito a tutto il comprensorio come hub vaccinale. Oggi finalmente lo inauguriamo e probabilmente nessuno se lo aspettava che potessimo inaugurarlo così tanto in grande, con delle squadre con un evento così di caratura internazionale. La FIPAB, infatti siamo orgogliosi che la FIPAB abbia scelto proprio Siderno, questa location, per svolgere questo girone importante dell'Europeo femminile di volleyball in Under 19. Ci auguriamo ovviamente di riuscire a mantenere sempre questo standard alto, ce lo siamo prefissi noi come amministrazione per fare delle manifestazioni di questo tenore, di questa importanza. Un evento per la città metropolitana, una riapertura dopo l'emergenza pandemica all'insegna dello sport, sport ad alti livelli, dove diciamo che la città metropolitana non è la prima volta che ha questo onore. Sì, non è la prima volta, però al di là del nostro supporto, che secondo me è dovuto in iniziative di questa importanza, oltre appunto alla valenza sportiva, come lei giustamente ha rilevato, c'è una valenza anche sociale, io penso, per questo territorio che per troppo tempo probabilmente è stato, diciamo, additato a cronache di giornali che non gli appartengono. E invece oggi inauguriamo non solo questa bellissima struttura, che non è una palestra dove appunto molti appunto la indicano così, ma un vero e proprio palazzetto dello sport, con un evento appunto in collaborazione con la Federazione Italiana Volley. Ritorna allo sport, ritorna a vivere lo sport qui a Siderno, ma io dico ritorna nella nostra città metropolitana, in un comune glorioso come quello di Siderno. A proposito di città metropolitana, si dà l'avvio anche ad un contest, ricordiamo un altro evento che riguarda la città metropolitana, quello dei bronzi di Riace, quindi tantissime iniziative. Sì, stiamo lavorando tantissimo da un paio di mesi a questa parte e iniziative come queste rientrano dentro appunto il contest di quelle che sono le iniziative più di carattere nazionale che noi stiamo predisponendo e che da qui a breve appunto ufficializzeremo con gli altri attori istituzionali. Stiamo già valutando, questa è un'anticipazione che vi posso dare, con la federazione, di capire se ci possono essere degli appuntamenti anche con la nazionale maggiore, che è impegnatissima da qui ai prossimi mesi, e su questo, diciamo, non mi sento di fare nessun tipo di promessa, però c'è un'interlocuzione in questo momento attiva con la federazione, speriamo di poter, ecco, coniugare la Magna Grecia, i bronzi di Riace, il 50° con lo sport. È una cosa, diciamo, ecco, sarebbe una cosa, diciamo, auspicabile, però ripeto, la Locride sarà fortemente, diciamo, impregnata di iniziative che riguardano il 50° dei bronzi. Un appuntamento sportivo impegnativo, perché comunque, diciamo, la valenza è enorme, una 3 giorni intensi, cosa succederà? L'ha detto benissimo, guardi, impegnativo sia a livello fisico che a livello morale. Però ci siamo riusciti, abbiamo allestito davvero questa struttura con grandi sacrifici sia da parte nostra ma soprattutto da parte dell'amministrazione comunale di Siderno, che ci ha supportato e sopportato in tutte le nostre richieste. Questi 3 giorni saranno 3 giorni ad alto livello, perché le ragazze sia dell'Italia che della Germania che dei Paesi Bassi si alleneranno la mattina e giocheranno il pomeriggio. Venerdì ci sarà Italia-Germania, sabato Germania-Olanda e poi si concluderà con Italia-Olanda, che dovrebbero essere le due nazionali che si giocano la qualificazione. Speriamo bene, noi stiamo allestendo tutto perché cerchiamo di supportare le nostre ragazze, perché ne vale la qualificazione agli europei e loro sono già medaglia d'argento ai mondiali e sarebbe un peccato non andare agli europei. Sì. Carmelo Sassito, un appuntamento, saranno giorni interessanti anche a livello, diciamo, di valenza, di risonanza della vostra federazione a livello nazionale per quello che succederà nella Locride venerdì 8. Sì, assolutamente sì, un grande evento per la Locride ma anche per la nostra federazione.
quindi io devo fare i complimenti al presidente Domenico Panuccio, che ha voluto fortemente che l'evento fosse fatto a Siderno, nella Locride, che in un primo momento la federazione aveva parlato di Reggio Calabria, ma noi siamo ben contenti e felici di essere qui oggi e nei prossimi giorni. C'è entusiasmo in città, ho visto tanta gente che domanda dei biglietti ed è una cosa molto bella, non semplice per la pallavolo nella nostra regione. Diciamo, veramente felici, un giorno di festa. Grazie.